Allora, lo dicevamo prima, sì, no? La cultura italiana passa anche per il mantenimento delle tradizioni popolari, tantissime e in tutte le regioni. Ne parleremo con i protagonisti e scopriremo quanto è importante che non se ne perda nemmeno una, anche quando si parla di cucina. Vogliamo però partire dalle feste religiose e dalle incredibili macchine a spalla, che sono le protagoniste di tante processioni. La loro importanza non è sfuggita all'UNESCO, che ha inserito appunto le macchine a spalla delle feste religiose nel patrimonio immateriale dell'umanità. E allora vediamole all'opera. Questa bellissima macchina, la macchina di Santa Rosa, che ogni anno viene portata per le strade di Viterbo in una sentitissima festa religiosa. Con noi uno dei facchini, no, della macchina di Santa Rosa, Claudio Grassi, al quale do il benvenuto. Grazie. Ci ricordi innanzitutto quando si festeggia Santa Rosa? Il 3 settembre. Tutto questo avviene il 3 settembre. È praticamente il proseguimento di un percorso che è iniziato con il Papa Alessandro IV, che su proclamazione della Santa fece una processione traslando il corpo dal cimitero, portandolo su spalla di cardinali, ecco perché poi la nostra divisa bianca con la fascia rossa, portandolo fino alla cattedrale. Col tempo si è evoluta, quindi da macchina, ora è arrivata ad arrivare a queste altezze e a questi pesi. Lei intanto, a proposito di divisa, ha indossato oggi la cravatta dell'UNESCO, che è ufficialmente come anteprima, perché prima avevamo un'altra cravatta che era un po' inflazionata, ora abbiamo deciso di farne una con il simbolo dell'UNESCO, il simbolo del sodalizio, e di darla solamente a chi fa parte della formazione, quindi a tutti quelli che superano la prova per diventare facchini di Santa Rosa. Senta, appunto, lei parlava dell'altezza della macchina. Sì. Ci dice un po' quanto è alta e soprattutto quanto pesa, che io sono preoccupatissimo. Allora, la macchina adesso per clausole contrattuali, perché col tempo si era arrivata ad altezze vertiginose, eravamo arrivati anche a 33 metri intorno ai 70 quintali, ci furono dei piccoli problemi e quindi è stato stabilito che la macchina debba superare i 28 metri da terra, quindi sono circa 29 sulle spalle dei facchini, e non superare i 65 quintali di peso, più o meno il 10%. Quante persone stanno sotto? La formazione sono circa 110 persone stabilmente, nelle parti più strette vengono tolte delle persone, quindi si arriva a 90, 91. Ma questo vuol dire ognuno sulla propria spalla, no? Quanto porta? Allora, per dare un esempio concreto, per diventare facchini si fa, oltre a fare tutte le analisi mediche, e siamo in questo periodo facendo prove da sforzo per elettrocardiogramma e tutte le analisi mediche, alla fine di giugno si fa una prova di portata. Ogni facchino si deve caricare sulle spalle una cassetta con dentro 150 kg e portarli per un percorso di circa 90 metri. E da lì si stabilisce, in base a come il facchino porta questa cassetta, si stabilisce la possibilità di far parte o meno e in che ruolo poi viene posizionato.
Fatto sta che comunque quando si porta l'Archi Santa Rosa si arriva in certe situazioni dove le ginocchia cedono, per alcuni secondi cedono, quindi credo che si arrivi anche, non si è mai riusciti. Ma c'è un cambio durante il tragitto? Assolutamente o sono sempre no, la formazione parte e finisce in quella che viene stabilita dal capo Facchino rigorosamente, in base appunto alle altezze, in base a come viene fatta la prova, in base ai ruoli. Diciamo che sulla salita, perché l'ultimo tratto è una salita che ha il 14% di pendenza, viene fatta di corsa, viene iniziata di corsa, vengono aggiunte delle leve francesi, quindi riaddrizzano la macchina, e vengono messe delle corde, perché sennò la salita non si farebbe. E lì c'è tutta la formazione completa, lì è l'unico ausilio. Ci vuole un fisico bestiale, direbbe Carboni. Ci vuole il fisico, ma ci vuole tanta, a Vitalio si dice tanta tigna, tanta forza di volontà, nel senso che fa male, stare sotto la cassetta e sotto la macchina Santa Rosa fa male, quindi non è solo una questione di forza, ma è anche una questione vera di volontà. Fermo qui perché torneremo a parlare della macchina di Santa Rosa. E tu non sei il candidato ideale. No, io proprio non potrei, crollerebbe la macchina di Santa Rosa, quindi non mi accingo assolutamente.